Ok raga, davvero non sapevo come iniziare questo video, quindi lo inizio così. L'unica cosa che so e posso dirvi è fatemi sapere come state, perché è un sacco che non ve lo chiedo e come sapete ci tengo un sacco. Davvero scusatemi per questa assenza, ma è stata necessaria per me. Ora vi spiegherò tutto durante il video, che sarà diviso in alcuni argomenti, in 3 o 4, ancora non lo so. In ogni parte del video mi sposterò e vi spiegherò quel determinato argomento. Ok, ciao ragazzi, è un botto che non faccio video, scusate se porto il cappello e sono sponsor Levi's, però sono diventato pelato. So che è molto che non ci vediamo e con questo video intendo proprio spiegarvi il perché è tanto che non ci vediamo e cosa questo periodo di tempo ha prodotto in me come persona, soprattutto quello che è cambiato. Questo video comporterà la modifica di molte cose, moltissime, parlando del mio canale su YouTube. È un percorso che porto avanti ormai da quasi 2 anni e che mi ha permesso di raggiungere circa 3.000 persone. Voglio spiegarvi il perché ho abbandonato YouTube per oltre un mese e per questo vi chiedo già scusa, però mi è servito tantissimo. Mi è servito davvero tanto per capire determinate cose che mi sono servite tantissimo. Ho capito che YouTube è il mio hobby preferito e non so che cosa fare davvero, non so che cosa fare quando non devo fare cose per YouTube. Montare video, registrarli, fare grafiche, rispondere ai commenti, parlare con i miei iscritti su Instagram, che se volete seguirmi, mi chiamo Giannope02, è il mio passatempo preferito. È la cosa che preferisco fare nella mia vita. Stare dietro a questo social, stare dietro alle persone che mi seguono, è davvero la cosa che preferisco fare. La mia più grande paura è il vostro feedback. Davvero, il vostro feedback per me è importantissimo. Ho paura che non apprezzerete quello che farò. Ho paura di essere fortemente criticato, perché già mi è successo e non voglio tornarci. Infatti, circa a metà di questa estate, fino alla fine di questa estate, ho iniziato ad avere un sacco di hating. Ed io odio l'hating, anche se quando lo ricevo lo accolgo con allegria, come faccio la maggior parte delle mie cose, ridendo. L'ultimo argomento è il più strano di tutti, davvero, e voglio spiegarvi perché amo YouTube. YouTube è una cosa che persiste in me da quando sono piccolo. Ora ho 17 anni e davvero sono cresciuto con YouTube. Seguendolo molto ho avuto modo di vedere tantissime cose, tantissimi personaggi, tantissimi tipi e modi di fare video, e quindi il videomaking è diventata una delle mie più grandi passioni, non la mia più grande passione. Girare video, montare video, come vi ho già detto, è la cosa che mi appaga di più, e anche se mi costa un dispendio energetico assurdo, non mi interessa, perché lo faccio con felicità e con gioia. Amo YouTube e amo registrare, perché quando registro mi apro completamente. E io sono una persona che parla poco, perché ho sempre paura di essere banale, di essere scontato.